3 minuti. È il tempo che hai per rispondere. 3 minuti che possono cambiare la tua vita. It's so good to be home. Every smile that I see is just another reminder that says the place for me. Buonasera, signor Trammell. Non c'è un'anima in giro per via della festa del lavoro. Per questo devi stare più vigile. È una nuova inquilina? Oh no, deve spingere il pulsante. L'argomento di questa sera è la pena di morte. No, 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 no. Niente domande, non ti è concesso. Perché stasera è il mio quiz. Ok, Jack? Regola numero uno. Uno. Non giochiamo per soldi, giochiamo per la tua vita. Due tentativi. Se la risposta è sbagliata. Che cosa vuoi da me? Dipende da che cosa rispondi. Che cazzo sta succedendo qui? Che cosa? Sono innocente! Perché? Questo è il mio gioco e decido io le regole. Ciao a tutti da Valeria. Ci sono alcuni attori che a volte alzano un po' troppo il gomito. Pare che uno di questi sia Daniel Radcliffe, che ai tempi delle riprese di Harry Potter, durante gli ultimi film, ha bevuto qualche bicchiere di troppo ai party. Il risultato? Spesso durante le riprese della saga si è presentato al Ticcio. L'avreste mai detto? Per altre curiosità e altri video, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, non dovete fare altro che cliccare qui sotto e attivare le notifiche con la campanellina. Ciao ciao!